che cambia siamo noi. Imago Mundi nasce sui banchi di scuola dell'Università di Cagliari da un gruppo di studenti di allora, che poi naturalmente sono cresciuti nel tempo, che avevano una idea molto chiara e precisa. C'era la possibilità di valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso un'attività assolutamente di volontariato ma di coinvolgimento della popolazione, per spiegare intanto ai cagliaritani e poi via via ai sardi e poi non solo questi, che la città in particolare, ma anche l'isola nel suo insieme, aveva sicuramente delle valenze archeologiche, architettoniche, artistiche e culturali che valeva la pena di conoscere. E questo è lo spirito con cui l'associazione è nata e ancora oggi continua a esercitare la sua attività. Monumenti Aperti è una iniziativa che in pratica coinvolge nelle classi, in un percorso didattico che è un vero e proprio progetto culturale, una modalità nuova di presentazione del bene culturale. Noi cerchiamo di fare in modo che lo studente possa, attraverso i temi, gli articoli di giornali, gli scritti, i saggi brevi, impadronirsi del bene di prossimità, cioè il bene che va ad adottare o individualmente o come gruppo scuola. Per cui ci sono istituti che aderiscono alla manifestazione con tanti professori e tanti studenti, e le discipline sono tutte le discipline possibili. La visita guidata che si va a comporre, che si va a sceneggiare, è una visita guidata che, a seconda dell'istituto e del livello e quindi del tipo di studente che aderisce all'iniziativa, naturalmente cambia molto. Ci sono i bambini che raccontano la manifestazione in un certo modo, gli studenti universitari in un modo molto diverso. Quello che però è molto bello è il fatto che è trasversale tra gli ordini e i gradi dell'istruzione, ed è trasversale rispetto poi alla tipologia di cittadini che si vanno a formare. Raccontiamo la città, le città, i paesi. Ci sono comunità veramente molto piccole, di 800 abitanti, che realizzano Monumenti Aperti e che hanno in percentuale un flusso di partecipazione di turisti naturalmente molto più ampio di quanto non sia una città come Cagliari. Comunque l'anno scorso ha registrato circa 120.000 presenze. Noi in ogni sito abbiamo un registro, e al netto del fatto che non tutti firmino, comunque abbiamo registrato circa 303.000 firme sui 50 comuni dell'edizione dell'anno scorso. E quello che ha di buono la manifestazione è che ha un costo realmente basso in termini economici di cassa, ma un'efficacia davvero straordinaria per quanto riguarda il coinvolgimento delle persone. La manifestazione Monumenti Aperti nasce nell'isola, ma adesso guarda all'intera penisola, e in realtà abbiamo avuto un suggerimento pratico: cercate di guardare il modello come modello, non percepitelo solo come progetto culturale, ma guardatelo come progetto a 360 gradi, perché è anche un progetto imprenditoriale. Via via abbiamo contaminato mondi diversi. Monumenti in Musica è un programma speciale dentro Monumenti Aperti che anima le visite guidate attraverso dei momenti e pillole musicali. Studenti del conservatorio, professionisti, volontari, autodidatti. Cultura senza barriere, un momento in cui abbiamo cominciato ad avvicinarci alle persone meno fortunate, quindi alle altre abilità. All'inizio noi con i tetraplegici cercavamo di capire quali fossero i beni fruibili e quelli non fruibili, poi via via abbiamo contaminato tutte le altre abilità, i ciechi, i sordi, i sordomuti, che raccontano dal loro punto di vista, con il loro senso e con i loro sensi, la manifestazione per quello che per loro rappresenta il bene culturale e il momento culturale di approfondimento, fino ad arrivare ai nuovi cittadini. I senegalesi che adottano il lazzaretto che è sul mare, che è una delle prime cose che vedono quando la nave arriva sul porto, viene raccontato in francese ai nuovi cittadini che arrivano per la prima volta in città, e poi via via, passando le generazioni, quindi il tempo del nuovo cittadino che diventa cittadino italiano, poi racconta in italiano agli italiani e ai sardi esattamente cosa per lui ha rappresentato e rappresenta il bene che ha adottato via via nel tempo. Per me l'Italia che cambia la siamo noi,
sono io, sono i soci dell'associazione, sono i singoli studenti che partecipano alla manifestazione, ma in generale è il cittadino consapevole che prende un po' il suo destino tra le mani, cerca di plasmarlo e di intervenire non solo per il proprio benessere e crescita personale, ma per il benessere della collettività.